Si è svolta questa mattina in tribunale a Teramo l'udienza di convalida degli arresti dei tifosi del Teramo e di Giulianova scattati all'indomani del derby di domenica. In quattro, i tre tifosi Teramani ed un tifoso Giuliese si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e solo un tifoso giallorosso ha risposto alle domande del GIP del dottor Roberto Veneziano in merito ai gravi disordini verificatisi in via Cupa a ridosso dello stadio Fadini. Rissa aggravata resistenza e soprattutto concorso in lesioni. Questi reati messi nero sul bianco insieme ad altre violazioni della legge sugli stadi nel capo di imputazione formulato dalla procura. A tutti e cinque viene contestata dunque l'aggressione che ha lasciato a terra un maresciallo dei carabinieri costretto a fare ricorso alle cure del pronto soccorso poiché colpito da una sassata alla testa per la quale ha riportato una prognosi di dieci giorni. Gli arresti eseguiti dalla questura sono arrivati dopo la visione di diversi video, uno in particolare circolato sui social nell'immediatezza dei fatti con il gruppo di tifosi teramani giunto su auto private che scortato dalle forze dell'ordine si dirigeva a piedi verso il Fadini ed un gruppo di tifosi giallorossi spuntato dalle vie limitrofe in quel frangente è rimasto ferito anche un agente di polizia riportando anche lui una prognosi di 10 giorni ma da quei video non si è risaliti finora all'individuazione dei responsabili per questo restano in corso ulteriori indagini le stesse dalle quali scaturiranno a breve numerosi provvedimenti e daspo resta al vaglio della procura federale sportiva infine L'indagine circa l'apertura dei cancelli, decisa come confermato dallo stesso presidente di Giulianova, Alessandro Mucciconi, per motivi di ordine pubblico, una circostanza che ha portato circa mille persone in più rispetto al previsto all'interno dello stadio Fadini.